Per me era importante sentirmi importante. Sono stato voluto e a parte me c'era anche tanti altri componenti, diciamo, oltre presidente, direttore sportivo. Mi hanno fatto sentire importanti anche i giocatori, quindi quello mi ha dato una spinta in più. Nella mia testa volevo lavorare con un allenatore che conoscevo, che conosce i miei difetti e che mi poteva anche aiutare in questo momento. Penso che il mister comunque mi può migliorare ancora come mi ha fatto nel passato, vedendo anche i miei compagni, secondo me posso imparare anche tanto da tanti altri giocatori che secondo me sono tanti esperti. I mesi passati comunque mi ha fatto stare un po' male, ma ho questa voglia di riscattarmi, ho questa voglia di tornare a divertirmi, a fare ciò che mi piace fare. Ho un po' bisogno di tempo, visto che non gioco una partita da tanto tempo, ma comunque sono nel posto giusto per fare tutto questo. Da piccolo diciamo che ho sempre giocato con i miei amici nel quartiere. A 8 anni comunque sono stato mandato in un collegio in un'altra città, quindi ero un po' abituato a stare lontano di casa. E lì mi ha insegnato tanto, sono cresciuto anche già come ragazzo. Pensavo soltanto a studiare e giocare e cercare di divertirmi anche con i miei amici giocando a calcio. È stato un periodo molto difficile per me perché a 16 anni mi sono ritrovato in una situazione di decidere di continuare la scuola o lasciare tutto per venire in Italia a fare questo provino qui. E alla fine diciamo che oggi mi dà ragione nella scelta che ho fatto. Col tempo sono riuscito anche a migliorare tanti aspetti tecniche grazie agli allenatori che ho avuto. Sono uno che impara velocemente le cose, quindi è stato molto più facile imparare tante cose. Sono molto dinamica fisicamente, tecnicamente, tatticamente mi reputo un giocatore abbastanza sveglio, ma ho ancora tanto da imparare. Essendo un giocatore di squadra, come piace a me, il risultato finale della squadra è la cosa più importante. E sono qui anche apposta anche per quello. Cerco di dare il massimo per aiutare la squadra. Quindi diciamo che collettivamente penso che la squadra riesce ad arrivare alla posizione ideale che merita e poi quello sarà anche quella soddisfazione anche personale. Cari tifosi, sono qui per difendere questa squadra, questa maglia, come ho sempre fatto ovunque sono stato. Faremo il nostro meglio per portare su questa maglia e questa città. Spero che voi torniate allo stadio per starci dietro, che secondo me è quello che manca, essere vicino a voi. Forza Castellù!